Paga o ti spezziamo le gambe. Quello di Nicolò Fagioli è stato il primo nome a uscire riguardo il caso scommesse. Il calciatore della Juventus ha chiesto e ottenuto il patteggiamento e avrà una squalifica di 7 mesi. Fagioli, a causa delle scommesse, era finito letteralmente in un brutto giro, un turbinio che lo ha portato in serie difficoltà. Negli ultimi mesi però lo juventino ha capito i suoi errori, si è affidato a uno psichiatra e dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati ha deciso di autodenunciarsi alla Procura federale della FIGC. Il centrocampista e lui ha sommato grossi debiti, cifre enormi. Quei debiti sono cresciuti sempre di più e dai 250.000 di settembre 2022 Fagioli è arrivato fino ai 2,7 milioni di debiti nel periodo tra marzo e aprile 2023. È il 16 aprile. Fagioli scende in campo nel match di campionato tra Sassuolo e Juventus. Gioca, si impegna, ma la mente è annebbiata, ha tanti pensieri per la testa e commette un errore che costa carissimo ai bianconeri. Le lacrime scendono copiose, una dietro l'altra. Le immagini delle telecamere sono crude. La situazione era talmente insopportabile che a Sassuolo, appena uscito dal campo, mi misi a piangere di fronte alle telecamere, pensando ai miei problemi legati ai debiti delle scommesse. Come detto, Nicolò Fagioli ha deciso di patteggiare con la procura e di raccontare per filo e per segno il baratro in cui è finito, dal momento in cui ha iniziato a scommettere su eventi sportivi, tra cui il calcio, prima su siti illegali e poi autorizzati dallo Stato. Ma ciò che allarma è il fronte umano, raccontato da Fagioli, di un ragazzo allo sbando che si è trovato nel vortice senza accorgersi ed è caduto sul fondo, trascinato dalla ludopatia, da quella che lui stesso ha definito un'ossessione dalla quale non è riuscito ad uscire. All'inizio un calciatore, avendo molto tempo libero, finisce con il provare l'ebbrezza della scommessa per vincere la noia. Con il passare del tempo divenne un'ossessione. Alcune ricostruzioni erano già trapelate, come nel caso del nome di Sandro Tonali, colui che ha iniziato Fagioli alle puntate. Lo facevano pure gli altri e non mi ponevo il problema che fosse illegale. Fu Sandro Tonali a farmi registrare tramite un account. Le giocate sono senza limiti, su partite di Serie A e Champions League, come Real Madrid-Inter, iniziando a perdere soldi su soldi. Circa 110.000 euro con le Betr.bet e SpecialeBet.bet, circa 1,5 milioni con la piattaforma illegale BullBet23.com, circa 1,3 milioni con l'altra piattaforma illegale, spiega nello specifico, con un debito che ad un certo punto sfiora i 3 milioni di euro. Una somma folle, davanti alla quale Fagioli attinge a piene mani dal proprio conto corrente, che però viene preso in mano dalla mamma, che pone un freno alle costanti e sempre più alte uscite. Non potevo prelevare più soldi dal mio conto, controllato da mia madre, e ho cominciato a chiederli ai compagni di squadra. Dicevo loro che mi servivano per comprare alcuni orologi Rolex in una gioielleria di Milano. Tutte scuse. La realtà era ottenere in qualsiasi maniera i soldi necessari per pagare i debiti. Per restituire le somme, a volte compravo dei Rolex con bonifico bancario, a volte li consegnavo io, altre passavano i titolari delle piattaforme a ritirarli in gioielleria. L'alternativa? Se non si pagano i propri debiti, il sistema è chiaro e spietato. Si finisce in mano alla malavita e ai riscossori, senza scrupoli. A tal punto che lo stesso giocatore ammette di essere stato oggetto di feroci minacce nei casi di reiterata insolvenza. Ti spezzo le gambe, fino a non farcela più, e ad autodenunciarsi lo scorso agosto con la richiesta d'aiuto per uscire dal buco. Oggi il tunnel ha ancora un'uscita lontanissima. Bisogna fare i conti con la giustizia sportiva, la propria coscienza, il problema della ludopatia e confrontarsi con l'opinione pubblica è una verità da raccontare per evitare terribili giudizi.